uno dei momenti migliori per allenarsi, soprattutto in estate, quando la temperatura è torrida, è sicuramente la mattina presto, quando il sole inizia ad albeggiare. È difficile perché bisogna avere molta forza di volontà, ma si può fare, e per farlo ci sono tutta una serie di consigli da seguire. Il primo consiglio ovviamente riguarda il sonno. Se ti devi alzare molto presto, non puoi sottovalutare questo aspetto, quindi vuol dire andare a letto presto la sera, vuol dire anche dormire bene, perché allenarsi di mattina molto presto con un recupero sballato, soprattutto del sonno notturno, è la cosa più sbagliata che puoi fare. Il momento più difficile quando ci si allena all'alba è sicuramente il risveglio. Evita di mettere la classica sveglia a campanello, semmai seleziona una playlist su Spotify, quella che ti dà la carica, in modo da iniziare la giornata più carico possibile. Un altro consiglio che do a tutti coloro che vogliono iniziare a pedalare all'alba è quella di bere un bicchiere di acqua fresca, non fredda ma fresca. Questo è una sorta di risveglio, diciamo così, del nostro corpo, una sorta di doccia fredda ma interna. Andare a pedalare a stomaco vuoto è sicuramente sbagliato, soprattutto appena svegli, ma è anche sbagliato abbuffarsi. Quindi trovate una colazione abbastanza semplice da preparare e leggera, cioè facile da digerire, che sia intorno alle 200 calorie, e soprattutto, se potete e se volete, bevete una tazza di caffè o una tazza di tè, che vi daranno la giusta dose di caffeina per iniziare al meglio la giornata. L'altro consiglio che do è quello di fare subito la doccia appena svegli. Questo consiglio è fondamentale perché una doccia anche abbastanza fresca, non gelida, vi riattiverà anche cerebralmente tutti i sensi e sarete pronti per percepire al meglio tutto quello che avete intorno. L'altro consiglio che do a tutti coloro che decidono di allenarsi all'alba è quello di preparare l'attrezzatura la sera precedente all'uscita, anche perché quando ci si sveglia molto presto spesso si è talmente rincoglioniti che qualcosa ci scappa sempre. Quindi prendete come abitudine quella di preparare l'attrezzatura la sera precedente. Ultimo consiglio motivazionale che mi sento di darvi è quello di andare a letto con l'intenzione vera di correre il giorno dopo. Non iniziate a dire probabilmente andrò in bicicletta la mattina, forse andrò a pedalare il giorno dopo, perché così non pedalerete mai. Andate semmai a letto convinti di alzarvi presto la mattina e concentratevi su tutto ciò che dovrete fare il giorno dopo. Questo è un esercizio mentale che vi attiverà la motivazione giusta per pedalare. Bene ragazzi, a questo punto torno a casa, noi ci vediamo al prossimo video, buon allenamento, alla prossima, ciao!